tutti, bentornati sul mio canale. Se questa è la vostra prima volta qui, benvenuti. Io sono Sofia, oggi in versione mermaid, oggi in versione sirena. Ma oggi sono anche qui per portarvi il book haul del mese di luglio. Mi sembra un secolo che non faccio un book haul. Finalmente però ho dei libri da mostrarvi. Annuncio fin da subito che alla fine del video ci sarà un mini unboxing, quindi stay tuned for that e iniziamo subito con il primo libro, la prima serie che ho comprato su Amazon perché lessi tantissimo tempo fa il primo romanzo in italiano e mi piacque un sacco. Ovviamente poi, grazie case editrici italiane, non hanno mai portato in Italia il secondo e il terzo volume, quindi ho deciso di recuperarlo in lingua originale e sto parlando della serie The Grisha Trilogy di Leigh Bardugo. Ho preso il box set. Se volete vedere il mio unboxing di questa serie e di un altro romanzo ve lo lascio nelle schede. Comunque purtroppo con me ho solo il terzo volume della serie perché le avevo portate tutti e tre in montagna quando sono stata su due settimane fa, ma poi sono venuta giù in treno e quindi ho lasciato il primo e il secondo volume in montagna con i miei, così lo portano giù in macchina, così non devo portarmi il peso sulle spalle, perché qui l'ho letto in montagna, questo qui l'ho letto qui. L'ho finito proprio l'altro ieri, mi è piaciuto un sacco. Non sto a parlarvene nel dettaglio perché ve ne parlerò nel wrap up. Comunque questa serie ha come protagonista Alina, una ragazza che è un'orfana, è cresciuta in questo orfanotrofio insieme a il suo migliore amico Mal. I due quando crescono si vengono appunto arruolati nell'esercito perché il territorio in cui loro vivono è in guerra da tempo immemore con i due stati, praticamente uno a nord e un altro a sud. E durante una missione dell'esercito in cui appunto Male e Alina vengono mandati, devono attraversare questa striscia di terra che è, diciamo, completamente è una striscia di nebbia oscura con dentro dei mostri, e loro devono appunto attraversarla per arrivare dall'altra parte dove c'è la costa. Durante però la traversata vengono attaccati dai mostri e durante la traversata Alina scopre di avere un grandissimo potere, ovvero lei è capace di evocare il sole, quindi viene mandata dai Grisha, dal Darkling, appunto il capo dei Grisha, perché appunto nell'universo di Leigh Bardugo, in questo mondo fantasy ambientato nella Russia dell'Ottocento, più o meno quella è la tempo storico, infatti è una specie di fantasy steampunk ambientato in Russia. È una serie bellissima, quindi appunto esistono queste persone, i Grisha, che hanno poteri magici e lei, diciamo, insieme al Darkling, che ha la possibilità di evocare l'oscurità e ha la possibilità di evocare la luce, il sole, e quindi viene appunto portata a palazzo e viene istruita, viene educata per riuscire, diciamo, a eliminare la nebbia. Però non tutto è quello che sembra, non tutte le persone che sono amiche sono in realtà amiche, e da lì parte la serie che mi è piaciuta un sacco. Questo è il terzo volume, il primo è Shadow and Bone, il secondo è Siege and Storm e questo è il terzo. Mi è piaciuto un sacco, ma appunto ve ne parlerò più in dettaglio nel wrap up. Il secondo volume che ho comprato sempre su Amazon, e potete sempre vedere l'unboxing, è stato Lyre of Dreams di Libba Bray. Questo è il secondo volume della serie La Stella Nera di New York. Ho letto a giugno il primo volume e mi è piaciuto un sacco, gli ho dato 5 stelline su 5, mi è piaciuto un sacco, e quindi ovviamente il secondo non è stato pubblicato in Italia, quindi ho deciso di recuperare la versione paperback in inglese. Se volete saperne di più di questa serie vi lascio il wrap up delle letture di maggio e giugno, così potete sapere la trama. Comunque vi basti sapere che è un paranormal thriller ambientato nella New York degli anni 20, quindi ho adorato alla follia, 5 stelline su 5, seguite il mio consiglio, leggete questa serie. Sono partite anche le campane perché noi non potevamo farci mancare le campane! Il prossimo libro che vi voglio mostrare è in realtà un regalo di un'amica di mia mamma che ha comprato questo libro perché stava leggendo la serie in italiano. Ovviamente poi l'hanno interrotta all'ottavo volume, lei ha comprato il nono in inglese, ma ha detto che appunto la lingua è troppo difficile, non è allenata, non è riuscita a leggerlo, quindi me l'ha regalato gentilmente, fa se leggerai mai la serie te lo regalo, e sto parlando di To the Nines di Janet Ivanovic. Questo è la
serie di appunto di Stephanie Plum e hanno fatto anche il film di questa serie, parla di questa cacciatrice di taglie. Non so molto bene la trama, ma avevo visto il primo film e mia mamma ha letto tutta la serie, quelli appunto usciti in italiano, e mi ha detto che le erano piaciuti un sacco, quindi probabilmente gli darò un'opportunità magari al primo volume e vedere un po' come va la serie e vediamo se riuscirò ad arrivare fino al volume numero 9. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto questa serie, com'è, se vi è piaciuta, se la state seguendo in lingua o insomma fatemi sapere se la conoscete. Poi ho fatto un acquisto in biblioteca, ma non è vero perché non si possono fare acquisti in biblioteca. Comunque sono riuscita finalmente a recuperare in biblioteca l'ultimo volume della Kinsella, l'ultimo libro della Kinsella, che è La mia vita non proprio perfetta, che appunto non so bene di che cosa parla. Credo che parli di questa ragazza che vuole far credere a tutti di avere la vita perfetta, quando in realtà non ce l'ha, nel senso che non ha tantissimi soldi, vive una vita al di sopra delle sue possibilità. E poi ovviamente ci sarà la storia d'amore, perché nei libri della Kinsella ci sono sempre storie d'amore, e quindi sicuramente non lo so, io adoro la Kinsella, voglio andare in questo libro senza sapere tanto di quello che parla la trama, perché tanto io di lei mi fido e sono sicura che questo libro mi piacerà. Fatemi sapere se l'avete letto qua sotto, come vi è sembrato, senza fare spoiler e senza raccontarmi la trama, perché voglio veramente andare all'oscuro di tutto, e questo mi sembra un perfetto libro per l'estate. Tra l'altro pensavo fosse più lungo, invece in realtà non è lunghissimo, veramente lo leggerò ad agosto. Poi, grazie a un'inaspettata, ce la posso fare a dirlo, gift card di Amazon, sono riuscita a recuperare alcuni ebook che volevo leggere, alcuni libri in ebook che volevo leggere, perché ho preferito la quantità rispetto alla qualità, e per qualità intendo versioni fisiche, cartacee, dei libri, e quindi ho recuperato degli ebook e adesso ve li faccio vedere. Allora, sono riuscita a recuperare, adesso ve li faccio vedere così perché non vi posso far vedere le copertine. Sono riuscita a recuperare Eliza and Her Monsters di Francesca Zappia, poi sono riuscita a recuperare Ghicherella di Ashley Poston e Through the Evernight di Veronica Rossi, e poi ho recuperato anche le novellas Roar e Liv e Brooke, sempre di Veronica Rossi, e questi sono appunto le copertine. Sto leggendo Eliza and Her Monsters e della trama so che appunto ha come protagonista Eliza, questa ragazza che nella vita normale è una ragazza silenziosa, totalmente anonima, che non ha amici eccetera eccetera, mentre ha una, diciamo, vita online in cui appunto su internet lei è conosciuta come Lady Constellation, la creatrice di Monster in Sea, mi sembra che si chiami, questo fenomeno book webcomic fenomeno che appunto ha un tantissimo seguito online. E appunto a un certo punto nella scuola di Eliza si trasferirà un ragazzo che nella sua vita online è il più grande e più famoso scrittore di fanfiction di appunto Monsters in Sea, la creazione di Eliza, e a un certo punto l'identità di Eliza verrà rivelata e lei dovrà appunto affrontare questa cosa. Quindi sono molto molto intrigata da questa storia, la sto già leggendo, appunto sono al capitolo tipo 3, ma sono capitoli piccolissimi e per adesso non è successo niente di che, è abbastanza scorrevole, la lingua non è per niente difficile, quindi se volete recuperarlo è chiacchieratissimo su BookTube America in questo momento, quindi ero molto molto curiosa di leggerlo. Per quanto riguarda Ghicherella è un retelling di appunto Cenerentola, Cinderella, e appunto ha come protagonista, non mi ricordo il nome della ragazza, che è una grande fan di uno show, una specie di Star Trek, appunto fan, cioè riadattato per appunto per il romanzo, e appunto lei si ritrova, non so se lei, il padre organizzava queste conventions
e tipo in una di queste convention viene ospite l'attore che farà il protagonista della serie TV nell'adattamento cinematografico che lei odia, e alla fine i due si incontrano e poi si innamoreranno. Insomma, il retelling della storia di Cinderella, quindi più o meno sappiamo tutti come andrà a finire. Mentre Threat to the Ever Night è il secondo volume di Under the Never Sky di Veronica Rossi, che appunto è una serie, ho letto il primo in italiano e mi era piaciuto un sacco. Ovviamente non sono mai stati tradotti i seguiti, anche questa è una trilogia, e ho deciso di comprare appunto il secondo in ebook, così posso rileggermi il primo in italiano perché tanto ce l'ho, e poi leggere e continuare la serie e le novelle, e poi comprare il terzo eventualmente quando poi finisco il secondo. Quindi questo è tutto quello che ho comprato in versione ebook. Passiamo all'unboxing. Questo è il pacco di cui vi parlavo nel mio unboxing. È arrivato 2 settimane dopo quel video, quindi grazie Poste Italiane, però meno male che è arrivato. C'è anche da dire che io ero in vacanza, quindi il postino mi ha lasciato l'avviso e sono dovuta andare a prenderlo quando sono tornata. Il libro mi è stato inviato da una ragazza che ha un canale YouTube in cui parla di libri, e la potete trovare sul canale. Lei si chiama Dada Hu, magari la conoscete, io non la conoscevo, ma mi sono appunto iscritta al suo canale, e appunto questo libro mi è arrivato da lei, quindi adesso lo apriamo. Io ovviamente so già cosa c'è dentro perché questo è il frutto di uno scambio, quindi io l'ho inviato non mi ricordo cosa e lei mi ha inviato questo libro, quindi so già cosa contiene, però volevo fare l'unboxing con voi. Che libro? Chi indovina? Il libro che mi sono fatta mandare è Noi due ai confini del mondo di Morgan Matson. Io ho letto questo libro. Aiuto! Ci ha messo dentro qualcosa, aspetta! Oh, che carina! Mi ha messo dentro un post-it con scritto buona lettura, e poi ha incluso una bustina di tè verde, si sente che sono di Milano, la è aperta, di tè verde, di appunto al gusto gelsomino e vaniglia, e capita un po' a fagiolo, perché io ho solo recentemente iniziato a bere il tè, quindi sono molto curiosa di assaggiare questo gusto, perché ho assaggiato solo il tè nero, quindi vediamo se mi piacerà, vi farò magari sapere. Dunque, come vi dicevo, che carina che è stata, io ho letto questo libro tantissimo tempo fa, prima che riuscisse nell'edizione di Newton Compton, e mi era piaciuto un sacco, ma non avevo più avuto modo di rileggerlo, e quindi ho preso al balzo l'occasione, anche perché questo qui è un romanzo on the road, e sapete il mio amore per i romanzi on the road. Quindi sì, non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro ha anche illustrazioni, aiuto, mi è caduta, ha anche illustrazioni, foto, liste, e quindi non vedo l'ora di leggerlo quest'estate, sicuramente lo leggerò ad agosto. Questo è tutto per il mio book haul di luglio, aiuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri o se siete incuriositi da qualcuno di questi libri, e fatemi sapere quali sono state le vostre entrate del mese di luglio. Io sono molto contenta dei miei acquisti, regali, scambi e cose in biblioteca e prestiti. Quindi lasciate un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, maledette campane, non potevi aspettare 2 minuti, 2 che faccio l'outro del video, vabbè. Scusate le campane. Dicevo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se siete iscritti, ricordatevi di cliccare sulla campanella per essere sempre notificati di quando pubblico nuovi video, perché ultimamente sto avendo problemi con internet, quindi non riesco a essere puntuale martedì e venerdì, quindi io pubblico. Quindi voi cliccate sulla campanella per essere notificati appunto per quando escono i miei video. Seguitemi sui social, trovate tutti i miei link qua sotto. E ho detto tutto, io vi mando un bacio grande grande grande, ma e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!